Ciao, sono Ezio Waitamaki, bentornati al Tom di Milano, la casa dei Rockfies di Lifegate. Lo scorso 10 gennaio, due giorni dopo aver pubblicato il suo ultimo album Black Star e due giorni dopo aver compiuto 69 anni, David Bowie, l'uomo delle stelle, abbandonava il pianeta Terra. Noi, oggi, per celebrare il suo personaggio, la sua arte, la sua personalità, abbiamo invitato quattro artisti italiani che lo hanno amato, hanno addirittura cantato le sue canzoni e ne sono stati profondamente influenzati. Sono Garbo, Andrea Chimenti e l'inedita coppia formata da Giancarlo Onorato e Alessandro Grazian. Ad aprire il tutto abbiamo chiamato il cantautore canadese Bossifus King. To live with somebody's depression, and I don't want to live with somebody's depression. We'll get by, I suppose. It's a very modern world, but nobody's perfect. I remember hearing David Bowie as a child on the radio, which it was a lot, but I have a very specific memory with David Bowie. Because when I was 12 years old, I met a friend of mine who's now died, but and his name was Mike Nutter, and I ran into him randomly in a field, and we went to his house, and he played me David Bowie albums and some different things that Brian Eno had produced. So David Bowie was my introduction not only to David Bowie but to how music was produced. And I had a mind-changing experience that day and got to know some of David Bowie's more like Lodger and other things first. And I knew the radio songs, Rebel Rebel, and of course Ziggy Stardust. Those were always on the radio where I grew up a lot. They were the staples, I guess you'd say. But then I got really into David Bowie, and in that same year Let's Dance came out. And so I went to my grade 7 dance, and that was the record I brought to bring to have played. And Bowie was a really great big part of my childhood. They're really one of my tops for all my teenage years and beyond. Now it's time to pick up if you're down. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. Bowie per me è stato il primo incontro con la musica rock. Vengo da una famiglia dove si ascoltava tanta musica classica, tanto jazz. E ricordo un mio amico che mi prestò questo LP, era Diamond Dogs. Rimasi affascinato dalla copertina. E quella è stata veramente la mia prima esperienza musicale con quel mondo grandissimo che è il rock. But a mommy is yelling no, and a daddy is a dirty to go, but a friend is nowhere to be seen. Now she walks in a sunken dream to the seat with the clearest view, and she sit to the silver screen. But the film is a saddening bore, 'cause she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools. Quando vedi materializzarsi davanti a te un personaggio che non solo ha fatto la storia della musica, ma ha fatto anche una tua parte della tua piccola storia, in quanto ha fatto parte di te, del tuo gusto, del tuo mondo musicale. Sono emozioni forti che ti lasciano il segno e te le porti dietro sempre. Look at him, I'm in danger.
got nothing left to lose. I'm so high, it make my brains work. Sono stato associato fin dall'inizio alla figura di David Bowie, probabilmente, io credo, più per una similitudine visiva, una similitudine vocale probabilmente, e a un mood. Io non amavo molto la musica cantautorale italiana, cioè non la seguivo molto. L'ispirazione arrivava da oltre manica, insomma, tendenzialmente, e Bowie fu un punto di riferimento per me, per cui mi ha fatto piacere questo accostamento, insomma, ci stava, capisco, poi l'Italia, sai, è un paese in cui si dice è nato il nuovo Maradona, quindi l'associazione è molto frequente, no, non mi è mai dispiaciuto, insomma. Can I use up all my money? I was looking for your heart. Ero un ragazzino e scrissi questa canzone perché volevo far colpo su una ragazzina. Io avevo 16 anni, 17. Era una sorta di lettera dove volevo colpirla, in realtà poi divenne una ballata, che non pubblicai mai. L'anno scorso, nel 2015, facendo un album dal titolo Fine insieme a Luca Urbani, ripescai questo brano e lo dedicai a Luca Urbani in chiusura dell'album perché aveva la stessa età di Luca Urbani, cioè 41 anni. Si chiama, ovviamente il brano si chiama Stella Nera. E poi, pochi mesi dopo, vengo a sapere che l'album di Bowie, che poi sarebbe stato l'ultimo, si chiama Black Star. È una strana coincidenza che mi ha colpito in senso inquietante anche. Tu pensa che ero il giorno prima del decesso di Bowie, io ero a Parma a fare un concerto. Non era prevista in scaletta questa song, ma decisi di farla in chiusura e dedicarla al compleanno di David Bowie. Quando tornai a casa, era notte, tornai a casa di notte e trovai alle 3 di notte un post sulla mia pagina Facebook, è morto Bowie. Pensavo fosse una bufala per via del suo compleanno, eccetera. Cancellai questo post. Il mattino seguente, capì? Anche questa è una coincidenza straordinaria, ma che è inquietante. Vorrei essere una stella, vorrei essere una stella, vorrei essere una stella nera in questo cielo blu. Blu. Per me David Bowie ha rappresentato una sorta di spina dorsale della musica, non soltanto pop, attraversando diversi generi e diverse dimensioni, ma soprattutto quella grande capacità di prendere con una grandissima leggerezza temi che sono temi fondamentali. Quindi è stato un riferimento. Ha rappresentato uno dei punti luminosi così, della musica. Poi per me, che sono un appassionato non solo, diciamo, di musica, ma anche di pittura, di arte a 360 gradi, ho sempre trovato molto stimolante e anche confortante, diciamo, che ci fosse un artista del suo calibro che così contribuisse a creare anche un terreno in cui muoversi, diciamo, non solamente nell'ambito della musica, ma anche con altri linguaggi. Quindi sicuramente anche per me è un punto di riferimento a cui guardare. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, I wonder if another man is in the best selling show. It's the life of more.
che sia uno di quegli artisti che io ho sempre stimato e ammirato proprio per la sua capacità di non adagiarsi mai su un risultato, ma quello di saper azzerare e ricominciare da capo con qualcosa di completamente differente. Questo implica una giovinezza eterna interiore e lui la possedeva. Sono d'accordo con Andrea Chimenti, credo che sia veramente il coraggio, il ribaltare continuamente e rivisitare assolutamente la sua dimensione umana oltre che artistica. Io credo che il pregio più grande di Bowie sia quello di aver impostato tutta la sua vita artistica nell'affermazione dell'ego. Bowie non è politica, Bowie non è ambiguità, Bowie è la concentrazione dell'unicità dell'uomo e dell'artista. Secondo me la cosa più importante è questa, naturalmente affrontata con molto coraggio. Le luci sulla scala sono accese già, accese già. È un fastidio un po' sottile che mi buca le mani come ieri e come ieri.